partecipa ogni anno al bando volontariato filantropia e beneficenza della Fondazione di Sardegna. Nel 2023 ha presentato il progetto competenze linguistiche per diversamente abili con due edizioni di un corso di inglese per disabili psichici, fisici e non udenti. Le sedi di svolgimento di questi corsi sono Cagliari e Sassari. Sta andando, si sta concludendo abbastanza bene, gli allievi hanno partecipato con interesse a livello iniziale, alcuni avevano già fatto inglese a scuola e quindi avevano qualche, diciamo, reminiscenza dalla scuola, altri non l'avevano mai fatto. E quindi l'obiettivo era quello di portarli a una conoscenza, diciamo, basilare, elementare dell'inglese per scopi generali. Cercando appunto di fare in modo che sappiano presentarsi o comunque riuscire a capire un testo in lingua inglese, esprimersi, avere un minimo di dialogo, almeno sulle conoscenze basilari, anche sui nomi degli animali, del cibo. Avevo voglia di imparare l'inglese e di socializzare con altre persone. All'inizio ne ho timore, ero tipo che non volevo venire, un po' altalenante, poi siccome avevo anche delle visite era un po' difficile seguire, però poi mi ci sono messa d'impegno e sono riuscita a seguire le lezioni. Quando poi la psichiatra mi ha detto guarda c'è questo corso, ho detto, ah, finalmente posso imparare l'inglese e poi io che ho qualche problema posso accedere più facilmente. Mi sono iscritta perché mi piaceva seguire la lingua inglese, perché comunque così conosco una lingua. Mi trovo benissimo in questo gruppo, sono delle ragazze fantastiche, il professore è meraviglioso. Sono stati molto partecipativi, soprattutto perché il docente ha utilizzato, diciamo, delle modalità che riuscissero a farli partecipare, che facciano di sentire dei testi in inglese, di canzoni che loro normalmente ascoltavano per riuscire a farli comprendere il significato. Non era un metodo difficile. Anche il libro è abbastanza semplice. Cioè non era la solita lezione seria, troppo seria. Anche lui comunque è molto coinvolgente. Io penso che Roberto è stata una persona che ha saputo coinvolgere tutti, che comunque si preoccupava di come stavi. Cioè è una persona che mi è piaciuta. Per quanto riguarda la sede di Cagliari, abbiamo degli studenti sordi, quindi abbiamo selezionato una tutor che conoscesse la lingua dei segni. Questa è una classe molto variegata. Gli studenti hanno diversi livelli e esigenze diverse dal punto di vista anche dell'apprendimento, perché le persone sorde utilizzano un canale che è quello visivo-gestuale, che è differente da quello uditivo-verbale che usiamo noi persone udenti. Sì, prima lezione anch'io ho avuto un po' di paura perché c'è sordi, c'è down, c'è tutti diversi. Ovviamente devo fare un modo che diventa facile per tutti, per imparare, perché non voglio che perdere qualcuno che non capisce cosa abbiamo fatto in classe. Poi ho visto comunque, ho apprezzato molto che la docente abbia voluto un po' imparare lei, se non altro la dattilologia, per comunicare anche lei direttamente con le persone sorde. Credo che questo sia un arricchimento per tutti. E quindi ho studiato a casa con video YouTube e quindi voglio imparare meglio, perché è una cosa importante. Quindi sì, sto provando, ma non sono brava. Loro sono molto contenti perché vedono comunque una volontà di scambio. Io credo che questo sia importantissimo. Difficile sì, ma allo stesso tempo mi piace molto fare questo tipo di corse. Siamo riusciti a trovare un equilibrio, soprattutto partendo da livelli diversi, situazioni diverse. Ho notato che con il tempo si è creato un bel clima anche in classe, questo è molto importante, il gruppo fa tanto la differenza in questi corsi. Tutti hanno molto entusiasmo, quindi
e hanno imparato un sacco anche, quindi spero per loro anche, ma penso di sì. Dopo un po' di timidezza iniziale si sono tutti molto messi in gioco, si sono tutti un po' sciolti e adesso c'è grande partecipazione. Non mi aspettavo di trovare un ambiente così quasi familiare, diciamo, però avevo necessità di uscire e cambiare un po' vita, diciamo, perché sennò ero quasi chiuso in casa. Ho detto anche che i rapporti di amicizia, comunque, che perché in queste cose si vede anche per giocare. Stare in mezzo alla gente mi porta a stare bene me personalmente. Ho conosciuto altre persone, ho fatto amicizia e... Io. Anche se siamo tutti disabili, comunque veniamo tutti da problemi diversi, però siamo riusciti a fare un gruppetto tra di noi. Infatti questo corso in realtà ci ha aiutato anche a me personalmente a trovare anche delle amiche in più, dove ci vediamo, ci incontriamo e decidiamo magari anche dove andare al cinema o altre cose da vedere. Ed è stata sicuramente per, diciamo, per gli allievi anche un'occasione per socializzare, soprattutto per chi ha delle disabilità di questo genere, anche per uscire dalla monotonia della quotidianità. Io ho chiesto più volte se c'era una cosa successiva, perché ho detto voglio ritornare, magari non cambiare posto, così incontro le stesse persone, magari. Sì, sì. Magari anche qualcuno di nuovo, però mi sarebbe piaciuto che continuasse. Mi auguro che l'anno prossimo possa rifare magari un corso più avanti con gli inglesi. Tutti i ragazzi sono rimasti contenti, non solo perché hanno acquisito delle competenze, hanno diciamo imparato la lingua inglese, anche se a livello base, però sono rimasti contenti soprattutto perché hanno avuto l'opportunità di fare nuove amicizie, quindi di conoscere nuove persone, di socializzare, di avere diciamo un incontro settimanale, bisettimanale, quindi per uscire di casa e conoscere nuove persone. Infatti la loro richiesta finale è stata: possiamo fare un altro corso? Vieni qui a Gallego a fare il corso in inglese, che è proprio bello.